Torna a Napoli la grande musica. Dopo 35 anni riapre quello che è stato il più antico conservatorio di Napoli, la chiesa di Santa Maria della Colonna, in via dei Tribunali, in pieno centro storico. La società opera in Roma, in collaborazione col Museo Diocesano di Napoli e l'Accademia Mandolinistica Napoletana, presentano una stagione concertistica con i tre tenori, che si esibiranno nei capolavori che hanno reso celebre l'Italia in tutto il mondo. In questa occasione unica, accompagnati dall'ensemble di mandolini dell'Accademia Mandolinistica Napoletana. Il dottor Di Geronimo spiegherà a tutti un evento straordinario per la città di Napoli. Finalmente, dopo 35 anni, la riapertura di quello che fu il primo conservatorio di Napoli, il Conservatorio dei Poveri. Sì. Dottore, ci illustri. Sì, buonasera, siamo onorati e siamo molto contenti perché siamo riusciti a riaprire finalmente la chiesa di Santa Maria della Colonna in piazza dei Gerolimini, in via dei Tribunali, strada estremamente caratteristica di Napoli. Vi esponiamo qui una lunga serie di eventi, una catena di concerti appunto di tre maestri, tre tenori, figli del maestro Toraschi e del maestro Lualdi, che si terranno fino al mese di dicembre, mese insomma nel quale Napoli esplode di vivacità e bellezza grazie all'artigianato caratteristico della città e il turismo che aumenta pian piano e di cui siamo molto orgogliosi. Un edificio sacro che ha dato vita alla musica classica a Napoli. Il più antico conservatorio proprio qui nella chiesa di Santa Maria della Colonna con il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo. Di fronte alla meravigliosa chiesa dei Girolamini nel centro antico di Napoli, in via dei Tribunali, non poteva che nascere qui un grande movimento musicale che deve diffondersi in tutta la città. Questa passione, questa competenza, questo coinvolgimento, questo rigore, questa tecnica, sono possono essere questi tre signori qua, questi tre tenori, bravi, bravi, bravi. Io sono molto contento, mi complimento con l'organizzazione naturalmente per questa serie di concerti che ci stanno, che ci saranno, e spero che la cosa prenda ancora più piede e mi auguro vivamente e sinceramente che questa sala fin dalla prossima volta sarà pienissima. Tutto il tempo, una nota particolare all'organizzatrice che è stata bravissima.